Bene, questo è un video girato per la seconda volta. Yeah. Ok, quindi ciao a tutti. Ciao, brava, lo dici bene tu e sei molto educata tu. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì. Come diceva il nostro Gabriele nell'info, questo è un video girato per la seconda volta. Ve l'avevamo girato quest'estate, ma poi il PC lo ha ingoiato. Ma quel maledetto di computer ha deciso di morire. E allora basta, ripetiamo il video e cerchiamo di migliorarci. Basta, yeah. Siete stanchi dei soliti salatini, del solito aperitivo che ha la carotina. La carotina no, le olivette neanche, quindi basta. Vi diamo noi una valida alternativa, un'alternativa buona, giusta e anche per i vegani. E anche sana. E anche... E che sostituisce la cena con il giusto apporto di nutrienti in carbo, proteine e altro, micronutrienti. Quindi tutto ben calibrato per chi vuole fare un aperitivo senza dire addio a un regime ipocalorico che sta portando avanti. Andiamo di là e vediamo come si fa. Adesso facciamo per una persona le patatine, simil patatine fritte, non fritte ma al microonde. Ci avverremo per la cottura di questa corona che vi abbiamo recensito sul video dedicato agli articoli ritirati su Banggood, vi metto il link da qualche parte, e questa che è una mandolina che ho preso alla Lidl. Seleziono un taglio sottilissimo e comincio ad affettare le mie patatine. Ed ecco qua, tutte le patatine sono state affettate. Ora, senza fare altro, le metto tutte attorno. Io prima le metto una sì, una no, una sì, una no. E poi riempio gli spazi, perché se magari sono sufficienti gli spazi, almeno cuociono più larghe, non so, mi piace di più. Uniformemente, diciamo, occupo tutta la corona. Con 180 g di patate ne vengono una marea. Vado in forno a microonde al massimo, quindi a quant'è? 750 per 7-8 minuti. In pratica devono essiccare. Mi raccomando, il forno no grill, se no si fonde la plastica, se no fonde la plastica. Ed ecco le mie patatine belle pronte. Ora le lascio evaporare, nel senso lascio che il vapore vada via, in modo che queste diventino belle croccanti. Dopodiché le condisco. Con cosa le condisco? Sale e pepe, solo loro due. Facciamo la prova croccantezza? Sì, oh, buone, amo. E non hanno neanche un pochino d'olio. Le mie patatine hanno finito di cuocere, le ho fatte raffreddare un pochino per fare prendere un po' di consistenza e a croccantezza. Adesso cospargo di sale, di pepe e buona prima parte dell'aperiticena senza sensi di colpa. Adesso è il momento della zucca. Di questa ve ne potete fare una valanga, veramente quanto volete. È il vostro salva appetito, come si suol dire. Tagliatela sottilmente come fossero delle patatine e voilà. E dopodiché le condite di più di come abbiamo condito le patatine. E voilà, mi fermo qua perché è giusto a titolo dimostrativo. La mia zucca la condisco con olio extravergine d'oliva. Olivia e braccio di ferro. La mia zucca la condisco con olio extravergine d'oliva, del rosmarino, aglio in polvere, sale e pepe nero. Prendo una busta dell'IKEA. Ora con voi le cambio, però io quando lo faccio per me e non mi vede nessuno uso sempre la stessa busta per tutti gli ingredienti del mio aperiticena, non spreco tutte queste buste. Un cucchiaino d'olio, una bella manciatina di sale, una bella manciatona di pepe, un po' di aglio granulare che supplisce l'eventuale mancanza di sale e qualche puntina di rosmarino, non troppa. Chiudo e mescolo. Adesso prendiamo una leccarda, ricopriamo una leccarda del forno con la carta forno, appunto, e disponiamo
ordinatamente le nostre fettine. Queste potete farle anche al microonde, come vi ho fatto vedere con le patatine, così come le patatine potete farle nella stessa medesima maniera in cui sto facendo queste. Sono due cose interscambiabili. L'unica differenza è che la zucca, come calorie siamo veramente bassi, veramente quando avete attacchi di fame, quando volete qualcosa di sfizioso potete prepararvela anche senza sale, buonissimo, anche senza olio viene buono ugualmente, certo meno scrocchiarella ma buono ugualmente, mentre le patatine hanno le calorie dei farinacei tipiche. Si può fare anche col platano? Si può fare anche col platano, a chi piace, il platano di solito però va fritto. Però a chi piace, sì, a me il platano per esempio non piace per niente. E non solo l'apporto calorico e nutrizionale del platano. Come salsina d'accompagno potete farvi anche una salsina con base yogurt. Vi mettiamo il link qui dove c'è lei col pallino. Ve ne abbiamo proposte tre buonissime e ci stanno tutte. Va bene, in forno anche queste, 200 gradi, ventilato e grill nella parte superiore per 15 minuti. Quando le vedete che diventano scurette, non marroni totale, carboncino, no, ma scurette, potete tirarle fuori dal forno. In forno. Adesso è giunta l'ora di preparare i ceci. Per una persona 120-130 grammi. Mettiamo dentro il sacchettino, mettiamo un altro cucchiaino di olio, qui metterò sale, un pizzico di aglio, e ci metterò un po' di curry. Potete mettere la paprika, quello che vi pare, oppure lasciarle naturale e sono buonissimi lo stesso. Un po' di pepe o peperoncino, mettetelo sempre. Bravo. Ok, anche qui chiudiamo la busta. Con questo sistema si possono fare anche i cocktail? In che senso? Shakerare così i cocktail? No, amore. No, peccato. E massaggiamo. Poseriamo una bella teglia con la carta forno e versiamo sopra i nostri ceci conditi con busta. Voilà! Questo è un metodo antichissimo. Il metodo della bustarella, sì, il famosissimo della in tangentò. Bustarella, sì, sì, sì. Metodo dei politici italiani, scherzo, scherzo. Allora, bene, questi sono i ceci e qui metto la rimanente zucca che mi era avanzata. Tutto in forno a 200 gradi. Forno ventilato e grill, quindi combinato, fino a che la zucca non diventa più scura ai bordi e la vedete diventa un po' bagnata, mentre i ceci diventeranno più secchi e si spaccheranno. In forno, ci vediamo dopo. Ed ecco la zucca appena uscita dal forno. Non è appena uscita dal forno, sono passati 4-5 minuti. Allora, croccante. È buona, stai ferma, è la mia cena! Allora, buonissima. Ho sbagliato alcune cose perché ho fatto alcune fettine più spesse e alcune fettine meno spesse e questo è il risultato. Se tarate bene la mandolina e le fate tutte uguali e il vostro forno vi assiste, vi assicuro che vengono tutte così. In realtà questa è un'infornata e questa è un'altra, quella che era con i ceci, le unite per una questione di cotture, di tempi di cottura. Buonissime, adesso le impiatto e poi faccio la foto insieme alle patatine, ma non prima di avervi fatto vedere i ceci. Ed ecco qua i nostri ceci croccanti che scottano da morire. No, sono ceci e sono buonissimi. Una bontà, questi sono fenomenali. La zucca è buona, buonissima anzi, e soprattutto è la parte light, quella che proprio vi può servire per saziarvi, per stare con gli amici e smangiucchiare più tempo senza sensi di colpa. Questa invece è la parte proteica, quindi sì carbo ma soprattutto proteine. Le patate sono i farinacei e i carbo soprattutto. Questo è un piatto, una cena bilanciata dal punto di vista dei nutrienti. Quindi, se poi voi volete aggiungerti ulteriori proteine animali, fate pure, ma già così siete a posto. Potete concludere con un buon gelato di frutta, vi metto il link sempre dove c'era di col pallino, vado ad assemblare il piatto e vi lasciamo alle foto. Ciao! Thank you.
avete visto com'è semplice sbucciare i ceci? È stato facile sbucciare i ceci uno per uno. Mi raccomando, passatevi il tempo e la fame vi verrà sicuramente. Con che cosa lo consigli questo aperitivo? Con che cosa lo accompagneresti? Con una buonissima centrifuga, sia di frutta che di verdura, e soprattutto, se volete anche il dolcino, andatevi a fare un bel gelatino. E la rima c'è sempre, vi metto qua il link del gelato ipocalorico fatto appunto con la frutta surgelata. Bene. Se anche voi non volete rinunciare al piacere di un aperitivo con gli amici e non sembrare sempre gli emarginati all'angolo che devono dire sono a dieta, organizzatelo voi l'aperitivo con i giusti ingredienti. Bene. Oppure fregatevene e fatevi un aperitivo con i controcosi. E con le controlivette. E va bene, fate quello che volete, l'importante è avere l'alternativa. Io lo accompagnerei con un rum. Tu? Ah, tu con la centrifuga, bene, con la centrifuga. Io lo accompagnerei con un succo di melograno e un pizzichino di prosecco. Bene, bene, quindi... Dai, ce lo possiamo concedere, ma anche una birrazza. Provatelo, provatelo, perché è veramente buono questo aperitivo, piace anche a quelli golosi come me. E fateci sapere cosa ne pensate. Basta cianciare, andiamo ad aperitivare. Allora. E quindi da due cuori e una cappa è tutto. Non è così. Ci vediamo alla prossima. Sulle vostre tavole, ciao.